Allora, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Quarantena. Oggi, venerdì 25 giugno 2021, eccezionalmente di lunedì, scusate, di venerdì anziché di giovedì, come avviene normalmente, è l'appuntamento appunto consueto settimanale con la rubrica Mondo in Transizione, curata dal sottoscritto Fabio Marcelli, dirigente di ricerca dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Cominciamo oggi, una volta tanto, da una notizia positiva, e cioè dal fatto che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato l'altro ieri, 23 giugno, una risoluzione di condanna del blocco statunitense nei confronti di Cuba. Come sempre avviene ormai da molti anni, questa risoluzione è stata approvata con un'enorme maggioranza: ben 184 stati hanno votato a favore, solo due, Stati Uniti ed Israele, hanno votato contro. E ci sono state poi tre astensioni: due stati latinoamericani attualmente in condizioni particolarmente disastrate, e cioè Brasile e Colombia, e infine l'Ucraina. Tutti gli altri hanno votato a favore. Dicevamo, non è la prima volta che ciò avviene, sono ormai molti anni che periodicamente l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite vota risoluzioni di condanna del blocco statunitense contro Cuba. Sappiamo che queste risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite non hanno di per sé un valore vincolante, quindi non potranno di per sé obbligare gli Stati Uniti a desistere dal loro tentativo di impedire i rapporti di Cuba col resto del mondo, ma purtuttavia hanno un significato politico e in parte anche giuridico che non va, non può essere per nulla trascurato, appunto anche per il tipo per l'adesione così massiccia e generalizzata alla condanna di queste misure. Si parla di embargo, ma l'uso del termine embargo in questo caso è un uso scorretto, o quantomeno un termine impreciso, diciamo così, perché l'embargo sono misure che lo Stato adotta, possono anche essere misure multilaterali, previste ad esempio dal capitolo settimo, l'articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite. Sono misure appunto unilaterali o multilaterali per i quali uno o più stati decidono di interrompere i propri rapporti di tipo economico o di altro genere con uno Stato. Nel caso appunto delle misure che ormai da oltre 60 anni gli Stati Uniti adottano e hanno via via appunto peggiorato e reso più aspre nei confronti di Cuba, non c'è solo questa volontà unilaterale di interrompere i propri rapporti, che appunto assume il nome di embargo, c'è anche una volontà volta a impedire che terzi stati, terze parti, anche aziende private o altro, intrattengano a loro volta questi rapporti con Cuba. Questo attraverso misure di vario tipo, minacce, sanzioni che comprendono anche sanzioni nei confronti delle persone fisiche che ricoprono determinate cariche direttive in aziende che commerciano con Cuba, divieto all'ingresso alle navi che hanno esportato determinati materiali a Cuba e così via. Tutto un arsenale di misure estremamente sofisticate, estremamente nocive, che appunto gli Stati Uniti hanno sviluppato nel corso degli anni, appunto a partire dai primi anni dopo la rivoluzione cubana, non appena divenne via via più evidente il carattere socialista di questa rivoluzione, e il nuovo governo cubano cominciò per esempio ad espropriare gli statunitensi che detenevano
ad esempio grandi aziende agricole o di altro genere all'interno di Cuba. Misure appunto che poi sono sviluppate nel corso degli anni con varie misure, la legge Torricelli, la legge James Burton e così via. C'è stata una parziale attenuazione della durezza di queste misure ai tempi di Obama, quando appunto furono ristabiliti dei rapporti diplomatici veri e propri fra Cuba e Stati Uniti. Poi Trump tornò a misure di estrema durezza e attualmente Biden non pare che abbia alcuna intenzione di rivedere sostanzialmente le misure nei confronti appunto di Cuba, come siccome ne ha introdotte altre, nei confronti di altri stati che si ribellano al dominio imperiale in America Latina, come Nicaragua e Venezuela, soprattutto. Queste misure nei confronti di Cuba appunto hanno destato una generale riprovazione che si è appunto poi anche manifestata nel voto alla risoluzione dell'altro giorno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, proprio per il carattere di particolare arroganza, prepotenza, tracotanza degli Stati Uniti che vorrebbero appunto impedire a chiunque di entrare in contatto con Cuba e di realizzare scambi con Cuba in qualsivoglia settore. Ovviamente questo tipo di arroganza imperialista ha destato appunto delle reazioni di sdegno da parte anche di stati come quelli dell'Unione Europea, che insomma, dei quali tutto si può dire tranne che siano in qualche modo, diciamo così, simpatizzanti del socialismo cubano. Eppure è vero che queste posizioni in Assemblea Generale non sempre si traducono in una coerente politica volta a promuovere gli scambi e la cooperazione con Cuba. Un esempio di ciò lo abbiamo nel settore sanitario, un settore nel quale Cuba è particolarmente all'avanguardia, come abbiamo potuto constatare con l'arrivo dei medici delle brigate Henry River a Torino e a Crema nel momento più acuto della pandemia Covid in Italia, nella primavera del 2020, come vediamo appunto oggi con i successi delle campagne vaccinali a Cuba, con i vari vaccini Soberana, Abdala ed altri che il sistema cubano ha messo a punto, pur nelle condizioni proibitive determinate appunto dall'esistenza del bloccheo. Oggi avviare una cooperazione approfondita e a 360 gradi con Cuba, anche sulla questione dei vaccini, potrebbe consentire ad esempio all'Italia di assumere un ruolo di primo piano internazionalmente sulla questione appunto della prevenzione della pandemia. Ma come abbiamo ben capito, ormai i vaccini si sono tradotti anch'essi in uno strumento della geopolitica e quindi è prevedibile che almeno finché ci sarà il governo cosiddetto atlantista di Mario Draghi e Di Maio pure, verrà fatto nulla di utile su questo piano e quindi l'Italia, così come altri paesi occidentali, dovrà continuare a stare in balia delle multinazionali chimico-farmaceutiche come Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca e altre che continuano a lucrare enormi profitti grazie alla pandemia e ai brevetti che appunto proteggono il monopolio della conoscenza che queste imprese hanno sui vaccini. Ecco, la funzione di Cuba è importante anche perché appunto riesce a rompere questo monopolio della conoscenza grazie alle conoscenze accumulate dal sistema biomedico cubano nel corso degli anni e dei decenni, che oggi mette Cuba in condizione di produrre vaccini efficaci che hanno recentemente avuto l'approvazione anche dell'Organizzazione Mondiale
della sanità. Ed è veramente deplorevole il fatto che appunto questi condizionamenti di ordine geopolitico in questo come in altri settori impediscano di sviluppare quella cooperazione effettiva che sarebbe necessaria per fronteggiare le sfide che l'umanità ha di fronte nel settore sanitario, così come anche in altri settori. Del resto l'amministrazione Biden da questo punto di vista non si è rivelata poi granché migliore del suo predecessore Trump, se non forse appunto per un approccio di tipo più ampio, fra virgolette, multilateralista, che però è multilateralista fino a un certo punto, appunto perché adotta un approccio effettivamente universalista, ma si limita appunto a riproporre un ruolo internazionale, globale, più ampio degli Stati Uniti, ma sempre alla ricerca, all'insegna della ricerca di un nemico che è stato individuato nei cosiddetti regimi autoritari dell'Est, la Russia e la Cina, che peraltro, come sappiamo, è oggi il principale competitore degli Stati Uniti sul piano internazionale, anche e soprattutto dal punto di vista economico. Quindi una competizione che serve appunto a Biden oggi per rilanciare il ruolo di guida degli Stati Uniti sull'Occidente e in prospettiva sull'intero pianeta. Ma un tipo di appunto intento che molto probabilmente sarà frustrato perché non sono più i tempi della guerra fredda o degli anni immediatamente successivi al crollo del muro di Berlino, ma la comunità internazionale è oggi una comunità tendenzialmente sempre più policentrica, multipolare, e con questa realtà occorre fare i conti se si vogliono trovare appunto delle risposte efficaci alle molte sfide che ci sono di fronte. Ecco, da questo punto di vista l'approccio di Biden è fortemente deludente rispetto ad alcune aspettative che qualcuno aveva potuto cominciare a nutrire anche sulla base di prese di posizione della cosiddetta sinistra del Partito Democratico, come il senatore Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez e altri esponenti di questa sinistra, che continuano ad avere posizioni condivisibili su questi temi globali, ma che chiaramente sono oggi in netta, diciamo così, posizione subalterna rispetto alle visioni di Biden, che invece fa proprie le visioni e i desideri del cosiddetto deep state, dello Stato profondo, che appunto è più o meno lo stesso da sempre, che il presidente si chiami Obama, che si chiami Trump, che si chiami appunto come si chiama adesso Biden, il Deep State ha in mente sempre ed esclusivamente gli interessi della potenza imperiale statunitense, che di fatto è una potenza da molti anni in crescente decadenza. Quindi l'individuazione del nemico nelle stati cosiddetti autoritari, che è stata ribadita con molta forza anche nella riunione di Bruxelles della NATO che si è svolta poco tempo fa, serve essenzialmente a appunto confermare il ruolo guida degli Stati Uniti, intanto nell'Occidente e tendenzialmente sull'intero pianeta. Essa serve in particolare a mettere a tacere qualsiasi velleità degli Stati europei di una politica estera autonoma. Abbiamo sentito più volte negli ultimi anni i mugugni di Macron, che parlava appunto della NATO come di un organismo cerebralmente morto, o più di recente della Merkel, che cerca di far valere gli interessi di una buona parte anche della borghesia tedesca a sviluppare rapporti pacifici e di cooperazione, ad esempio, con la Russia nell'ambito di progetti come Nord Stream, il gasdotto Nord Stream o altri.
Ma a questo si contrappone appunto una forte volontà dell'amministrazione Biden di ribadire il primato degli Stati Uniti e di rimettere in riga gli europei indisciplinati, per i quali peraltro non ci sono gli italiani, che invece sono disciplinatissimi, e l'unica cosa che è stato in grado di dire Draghi sul piano della politica estera è che l'Italia è atlantista ed è europeista, operando peraltro una miscela di questi termini intesi alla stregua di sinonimi, che non sembra del tutto accettabile, in quanto una cosa è l'europeismo e un'altra è l'atlantismo. Interessante notare anche come, tornando alla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dell'altro giorno, fra gli stati astenuti ci siano, come accennato, due stati latinoamericani, Brasile e Colombia, che si trovano oggi in situazioni di enorme difficoltà. Il Brasile a causa delle politiche che sono state definite genocide del presidente Bolsonaro, con la sua appunto sottovalutazione negazionista del pericolo rappresentato dalla pandemia Covid, che ha portato oggi a oltre 500.000 vittime in quel paese latinoamericano, appunto in Brasile, e la Colombia del presidente Duque, che poi è un presidente ombra, una sorta di pupazzo, il vero presidente Uribe, questa Colombia che porta avanti ormai da molto tempo, da molte settimane, una politica di repressione totale e sanguinaria nei confronti dei movimenti, specialmente giovanili e popolari in genere, che si sono creati nel paese in risposta al cosiddetto progetto di riforma tributaria presentato dal presidente Duque, che era un progetto che mirava in sostanza a far gravare il peso della crisi esclusivamente sempre di più sulle spalle dei settori meno abbienti, in un paese che vede già oltre il 50% della popolazione in condizioni di povertà assoluta. C'è stata quindi una rivolta con lo sciopero generale, il paro nazionale, le manifestazioni che sono state represse in modo sanguinoso da parte della polizia speciale, la Cedere, per così dire, colombiana, gli ESMAD, ma anche in alcuni casi l'esercito e anche i civili organizzati, si trattasse di paramilitari, narcotrafficanti o abitanti delle zone bene delle varie città come Cali, che si armavano per andare a sparare agli indigeni disarmati che facevano dei blocchi stradali, come è successo più volte negli ultimi tempi. Il bilancio è un bilancio veramente impressionante. Sono 42 le vittime ufficiali di questa repressione, ma molti altri sono ancora desaparecidos, appunto, interi pullman pieni di giovani, di studenti che sono svaniti nel nulla e poi si ritrovano qua e là dei cadaveri di questi giovani uccisi in modo barbaro da parte appunto delle guardie bianche, degli assassini, sicari al soldo della destra colombiana. Ecco, Brasile e Colombia, dicevamo, due paesi in situazione oggi estremamente difficile per effetto del Covid, per effetto della crisi, per effetto delle misure antipopolari che questi governi di destra hanno adottato negli ultimi tempi, due regimi che non dureranno ancora molto a lungo. Sappiamo che in Brasile sono previste presto delle elezioni nelle quali dovrebbe prevalere, secondo i sondaggi e secondo la logica, il presidente Lula, che appunto è riuscito a sventare la manovra contro ai suoi danni, appunto le false accuse di corruzione che erano state mosse nei suoi confronti. Oggi, se andasse a un confronto con Bolsonaro, vincerebbe sicuramente a appunto mani basse. Ecco perché
si parla addirittura di un possibile colpo di Stato di settori militari che dovrebbero appunto subentrare a Bolsonaro per evitarne l'inevitabile sconfitta elettorale. Anche in Colombia sono previste delle elezioni da qui a qualche tempo, anche in Colombia i sondaggi danno una netta preferenza al candidato della sinistra Gustavo Petro, già sindaco di Bogotà, e anche lì uno degli scopi di questa repressione selvaggia è quello appunto di creare le condizioni per una sorta di colpo di Stato più o meno strisciante, per uno stato di assedio permanente che impedisca le elezioni e quindi impedisca una scelta consapevole da parte del popolo colombiano per un nuovo governo che sia un governo appunto di alternativa, alternativa anche e soprattutto nei confronti della tradizionale sudditanza verso Washington che ha caratterizzato tutti i governi colombiani dal dopoguerra ad oggi. Questi appunto sono gli stati che hanno votato, che si sono astenuti sulla risoluzione che condannava il blocco degli Stati Uniti verso Cuba. Il terzo stato che si è astenuto è l'Ucraina, anche lì ovviamente per ovvi interessi di ordine geopolitico, così come è ovvio appunto l'interesse di Israele di barattare il suo voto contro le misure, contro la risoluzione di condanna del blocco, in cambio appunto della sostanziale acquiescenza degli Stati Uniti nei confronti delle politiche di apartheid, di sterminio del popolo palestinese, un genocidio che va avanti appunto, diciamo così, giorno per giorno a dosi omeopatiche, ma più sempre di un genocidio. Si tratta, e non è detto che il fatto che Netanyahu finalmente abbia mollato la presa, almeno per il momento, del governo, comporti da questo punto di vista un cambiamento delle politiche del governo israeliano. Da questo punto di vista c'è un'altra buona notizia: oggi una presa di posizione molto netta della Cina popolare che ha chiesto appunto la fine degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. È chiaro che ogni soluzione di quella situazione richiede che venga messa fine alle colonie israeliane e che possibilmente le colonie che si sono già insediate vengano ritirate dai territori palestinesi occupati, data fra l'altro la loro netta contrarietà ad alcuni principi fondamentali del diritto internazionale umanitario relativi al divieto di spostamento di popolazioni nei territori occupati, eccetera. Questa presa posizione cinese è importante, sarebbe opportuno che anche l'Unione Europea prendesse posizione, ma sappiamo che anche da questo punto di vista la subalternità nei confronti degli Stati Uniti comporta un evidente difetto di soggettività politica e giuridica internazionale anche su questioni di plateale chiarezza come quella palestinese che vede appunto ormai da oltre 50 anni un intero popolo appunto vittima di un'occupazione militare che nega qualsiasi diritto, come in realtà si incarica ogni giorno di confermare. Un altro elemento importante dell'attuale situazione internazionale è rappresentato dal protagonismo del popolo curdo e di altri popoli sulla scena medio orientale per dar vita a un sistema di democrazia partecipata basato fra l'altro sulla salvaguardia ambientale e sulla parità di genere.
Abbiamo avuto da questo punto di vista un interessante rapporto della delegazione italiana che ha visitato di recente la zona dello Shangal o Sinjar, una zona appunto dell'Iraq popolata dagli Yazidi, una particolare appunto comunità, una propria identità religiosa etnica abbastanza definita. In questa zona si era verificato un vero e proprio genocidio nel momento iniziale dell'espansione dello Stato islamico o Daesh, con l'uccisione di migliaia di persone, la riduzione in schiavitù di migliaia di altre, soprattutto donne, alcune delle quali erano state vendute sul mercato internazionale appunto dai scerami dello Stato islamico. Questo genocidio fu interrotto grazie all'intervento in un primo tempo del PKK, Partito dei Lavoratori Curdi, che conduce da tempo una guerra di guerriglia nella Turchia del sud-est, che appunto aveva inviato alcuni suoi contingenti a contrastare con successo l'azione genocida di Daesh nel Sinjar, detto anche Shangal, Sinjar è il nome arabo. Shangal, il nome curdo, e successivamente anche l'intervento delle milizie di autodifesa del Rojava, l'IPG e l'IPJ, aveva appunto consentito di salvare la vita a migliaia di yazidi e di cristiani in quella zona. Oggi lo Shangal, come ci ha riferito la delegazione che si è recata di recente da quelle parti, di cui facevano parte varie persone, tra cui il noto fumettista Zero Calcare, ha riferito di una situazione di particolare interesse, appunto con un forte protagonismo democratico dal basso, popolare, in particolare da parte delle donne nello Shangal, che è una zona che si trova ai confini appunto anche del Kurdistan iracheno, il governo di Erbil, con il quale ci sono rapporti non sempre facili e non sempre tranquilli, anche per il tipo di influenza che la Turchia, che per ovvi motivi è fortemente contraria a esperimenti democratici del genere, condizionamenti che la Turchia continua a esercitare nei confronti del governo di Erbil, che come sappiamo, attualmente in mano al cosiddetto Partito Democratico Curdo del presidente Barzani. Quindi una situazione estremamente complessa anche questa dello Shangal o Sinjar, che dir si voglia, ma l'elemento determinante in questa come in altre situazioni è la capacità di protagonismo democratico delle masse, e da questo punto di vista il popolo curdo e altri popoli che si trovano in queste regioni come Rojava, come Shangal, come tante altre, che sono appunto un mosaico di etnie, di religioni. Abbiamo appunto i turcmeni, abbiamo gli assiri, abbiamo gli arabi ovviamente, abbiamo i curdi, abbiamo molti altri ancora popoli, ma uno dei principi fondamentali contenuto anche nella Costituzione del Rojava è quello della parità di diritti tra le varie etnie e religioni, che si estende anche alla parità fra i generi, per cui anche la rappresentanza politica, anche negli organismi di governo, riflette questi principi di parità e di non discriminazione. Quindi esperienze importanti in giro per il mondo, situazioni interessanti che potrebbero svilupparsi ulteriormente, lotte alle quali occorre dedicare attenzione, solidarietà e partecipazione, come la lotta del popolo cubano contro il blocco statunitense, e anche la lotta del popolo nicaragüense, che ricordiamo che 2 giorni prima la risoluzione che è stata votata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la stessa Assemblea Generale aveva respinto una proposta statunitense di condanna del governo sandinista del Nicaragua per pretese violazioni dei diritti umani. Quindi anche questa una risoluzione importante.
avvengono nonostante tutto fatti positivi in questo mondo pur segnato da dinamiche di potere e di dominio estremamente negative ed inquietanti, ed è importante appunto seguirle e conoscerle. Buonasera.